Eccoci, bentrovati cari amici e care amiche. È un piacere essere qui come ogni mercoledì per Da Casa Con la rubrica che ormai da parecchio tempo esplora i punti di svolta nella vita dei protagonisti, dei nostri ospiti, che sono sempre figure di rilievo, figure che sono in grado di darci il loro punto di vista su quello che accade oggi nella nostra società. E tra i punti di svolta, appunto, che raccontiamo, come sempre, abbiamo quei momenti topici, quei momenti significativi, quei, per, dicendola in inglese, sliding doors, oppure turning point, eccetera, che a volte sono la somma di tanti momenti, di tanti piccoli momenti che portano poi a un momento di grande trasformazione. E l'ospite di questa sera è veramente un grande ospite, è un piacere per noi, per me in particolare, ma sicuramente per tutti noi averlo qui ed è, lo vedete, lo sapevate, Darwin Pastorin. Buonasera Darwin, benvenuto, bentrovato. Che è Ciao, buonasera, giornalista. grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accolto veramente. E Darwin Pastorin non ha bisogno di presentazioni, ma qualche cosa lo dico, poi molto ci dirà lui. È scrittore e giornalista, in particolare giornalista sportivo. Ha iniziato come praticante al Guerin Sportivo, è stato inviato speciale, vice direttore a Tutto Sport, direttore a Telepiù, direttore a Stream TV, direttore ai nuovi programmi di Sky Sport, direttore alla 7 Sport, direttore a Quarta Rete TV e molto molto altro. E quindi davvero appunto un piacere, un onore e poi veramente quasi imbarazzante perché per me, perché intervistare appunto una persona di così, un professionista di così grande esperienza è quasi sacrilego, ecco. Però io lo faccio per passione, mi fa piacere, per divertimento, quindi, e quindi così nasce. E quindi, Darwin, i punti di svolta della tua vita, attraverso i quali così riusciamo anche a conoscerti meglio. Intanto arrivano i saluti degli amici e delle amiche che poi appunto ti citerò. E ringrazio, scusami, prendo ancora proprio qualche secondo per ringraziare naturalmente tutti coloro che ci seguono, che ci stanno seguendo adesso in diretta, che ci seguiranno prossimamente qui, ma anche su YouTube, anche su Spotify, come sul podcast e anche sulle radio. E quindi un ringraziamento va a Gianni Ricci. Beh, Laura, i punti di svolta della mia vita sono stati diversi. Il primo importante è stato il fatto di nascere in Brasile, figlio, Ah, sì. nipote e pronipote di migranti veneti, perché il Brasile mi ha insegnato in quegli anni 50, dal 55 al 1961, giocando con bambini mulatti, ebrei, musulmani, giapponesi, che la cosa più stupida del mondo è il razzismo. Noi eravamo bambini felici, inseguivamo quel pallone, l'aquilone, che era un modo per inseguire la vita e non importava il colore della nostra pelle, non importava la religione dei nostri genitori, eravamo soltanto felici di essere dei bimbi innamorati della vita. Certo, E e poi questo è i bambini davvero stato il poi primo, diciamo. ci insegnano. Poi gli Bellissimo, altri punti di quindi questa svolta, vabbè, in infanzia terza elementare. particolare, un'infanzia particolare in Brasile, quindi fino a che età ci sei Sì, è stato? stato. Io sono stato in Brasile fino a 6 anni. E io, i miei genitori sono di Verona, mio fratello è nato in Verona, a Verona poi i miei sono emigrati seguendo i bisnonni, portandosi dietro nonni, zii, eccetera. Lì sono nati due fratelli gemelli maschio e femmina che sono morti. E
E poi sono nato io, è nato mio fratello, e poi tornati in Italia i miei, non più a Verona, ma a Torino, è nata mia sorella. Quindi Verona, San Paolo del Brasile e Torino sono state le tre città dei miei genitori che sono state segnate dalla nascita dei figli. E ti hanno formato. Tra l'altro saluto con piacere tuo fratello e tua sorella perché sicuramente insomma, ci seguono, ci seguiranno e quindi conoscendoli un saluto particolare a loro. Sì, allora sì, saluto Liana che sicuramente o ci segue adesso in diretta oppure ci seguirà in differita, però so che siete amiche, che vi stimate e questo mi fa molto, molto piacere. Poi vado, scusa, è successo un piccolo problema, succede con le dirette. Aspetta, No, ci ma ti siamo? sentiamo bene. Ecco. Ecco qua. Allora, l'altro punto di svolta è venuto Laura in terza elementare, quando il maestro Ugo Pagliuca della scuola Silvio Pellico ha chiesto a noi bambini cosa volete fare da grande. E ovviamente c'erano tanti che dicevano il lavoro del padre, che era quello di fare l'operaio alla Fiat Mirafiore, chi voleva fare il medico, chi voleva fare l'astronauta, chi ovviamente tanti il calciatore. E io ho detto, maestro, io voglio fare il giornalista sportivo, perché sono appassionato, mi piace scrivere, Da mi piace il piccolo calcio, mi avevi piace lo sport. interesse. Tra l'altro io... Quindi Cosa dei sai? Perché chiarissimi. sento non sempre bene. No, io ti sento Non molto so. bene. Dico idee chiarissime fin da piccolo. Idee Sì, le chiare. idee chiare fin da piccolo, perché... Sì, l'idea è chiara perché era proprio una passione. Pensa che a quell'età ho fatto poi il mio primo giornalino, che ovviamente erano due fogli a quadretti di sport, e che costava 10 lire, una copia venduta a mia mamma, quindi ho avuto alla prima esperienza il tutto esaurito, no? Quindi ho fatto il tutto esaurito. E poi proseguendo, sai, io ho fatto il liceo nel 1969 ed erano stagioni che sono state stagioni importanti, difficili, di sogno, ma anche di violenza, perché c'era il vento del maggio francese, no? Anche del 68, anche in Italia sono stati comunque anni di grande, come si dice, intraprendenza politica, ma soprattutto di grandi amicizie, no? Dei primi amori, dei primi amori, quelli che erano della scuola, del liceo, e ovviamente c'era il calcio. Tra l'altro, io ho cominciato in quel periodo a collaborare al liceo con una testata storica, il Piemonte Sportivo, un settimanale di sport minori. E lì ho cominciato a imparare a fare i titoli anche, a fare i catenacci, a fare gli occhielli, eccetera. E sai cosa succedeva però? Che quando la domenica dicevo alla fidanzatina, guarda, io però non posso uscire perché devo andare a fare il conto della partita di calcio minore, la prima volta andava bene e gli amici diceva, il mio fidanzatino, fidanzato, fa il giornalista. La seconda volta andava più o meno bene, la terza volta uscivano con i ragionieri, queste fidanzate, no? Perché erano... La domenica non lavoravano e quindi erano Si stufavano, eh. però lì appunto è cominciata è stato una e poi vabbè ovviamente poi comincio finita la maturità vado a fare il ragazzo di bottega a tutto sport con direttore quel genio di Giampaolo Vezzano. E passo, poi scrivo per Calcio Team, che è un settimanale diretto da Giorgio Gandolfi, ma nel 1976 c'è la vera svolta della mia carriera. Succede a settembre e ricevo una telefonata a casa dei miei genitori di Italo Cucci, che è il direttore del Guerin Sportivo, un settimanale che era molto di moda in quel periodo, perché tutti i giocatori volevano finire sulla copertina
del Guerri Sportivo. E mi dice Pucci: Darwin, mi hanno fatto il tuo nome, Carlo Nesti, che era fino a pochi giorni fa il nostro corrispondente da Torino, è stato assunto a Tutto Sport. Carlo Nesti poi è diventato, voglio dire, uno dei volti della RAI. E mi dice: ti metto alla prova, mi mette alla prova e faccio il mio primo pezzo per il Guerin Sportivo, viene pubblicato e lì comincia la mia carriera. Però attenzione, io nel 2003, leggendo l'autobiografia di Italo Cucci, Un nemico al giorno, leggo che dice: ho conosciuto Giovanni Arpino, uno dei più grandi scrittori del nostro Novecento, e grazie a una lettera mi dice: caro Italo, ti segnalo un ragazzo, si chiama Darwin Pastorina. È bravo, talmente bravo che a Torino non troverebbe da lavorare. E quindi Cucci, di fronte a questo di Arpino, che è stato il mio maestro, ma tu pensa che Arpino e Cucci, io non ho mai saputo questa cosa. Cioè, Arpino è morto e non sono riuscito a ringraziarlo per questa segnalazione. No. E Cucci non mi ha mai detto niente. No. Però sai, lì comincia la mia carriera, anche perché a 23 anni vengo assunto come praticante a Bologna, a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, da Guerin Sportivo. E quindi comincia la mia carriera, che poi, come hai detto, grande, io ho fatto... grande Scusa. Sì, Laura, no. Grande soddisfazione, anche perché poi sono ritornato a Torino a Tutto Sport per 20 anni. Come inviato speciale e vice direttore quando c'era Gianni Minà, e ho avuto il privilegio, la fortuna di prendere parte al Mondiale dell'82, che è stato il Mondiale epico con la vittoria degli azzurri di Paolo Rossi, di Enzo Berzot, di Gaetano Scirea, di Bruno Conti, di Gentile, che oggi compie gli anni, un mio carissimo amico, compie 70 anni di campione del mondo, e per me è stato veramente... Sì. Auguri, auguri a Claudio, è stata una grande, grande soddisfazione. Poi da lì, appunto, e poi l'altro momento per me straordinario, felice, è stata la nascita di mio figlio il primo settembre del 1998. Eh sì, Santiago. Santiago, sì, che si chiama così per il pescatore del vecchio il mare di Enna. Bellissimo, E poi in quegli anni lì poi comincio la mia carriera in televisione, a Telepiù, poi vado a Roma per 8 anni qua a Stream TV, ai nuovi programmi di Sky Sport, alla 7 Sport, per tornare a Torino a chiudere a Quarta Rete, e anche in televisione ho cercato di portare, Laura, sempre la mia passione per lo sport, il calcio e la letteratura. Il calcio e la memoria personale e collettiva. Ho sempre cercato di utilizzare il calcio in senso universale e non soltanto particolare. Non era tanto importante la cronaca della partita, anche se un altro mio maestro, Vladimiro Caminiti, mi ha sempre detto: Darmi, ricordati di cominciare il racconto del calcio dal verde del prato e dall'azzurro del cielo. Ah, E bellissimo. sì, Bellissimo bellissimo. questo. Invece Giovanni Arpino mi diceva: ricordati, Dario, che voi giornalisti dovete essere sempre bracconieri di storie e personaggi. E questo, vabbè, Arpino poi è stato quello che ha detto: la vita o è stile o è errore, che ha vinto il premio Strega 64 con L'ombra delle colline, che ha scritto quel romanzo superbo che La suora giovane, Sì, nel superbo. 59, elogiato Sì. Eugenio Montale, eccetera. Poi, sai, ci sono state tante svolte. La fortuna all'università, lettere, seguire un corso di Stefano Iacomuzzi su Guido Gozzano, e io sono diventato un estimatore di Guido Gozzano. Quando posso vado a Villa Meleto, ad Aglie, che Sì. era la dimora celeste del poeta crepuscolare. E poi ho dato anche un esame, lo voglio ricordare, che è scomparso da poco, con uno dei più grandi filosofi del mondo, Gianni Vattimo,
ho dato un esame di estetica sul soggetto è la maschera, cioè su Nietzsche. L'hai avuto quindi come docente, personaggio, una Sì, l'ho figura stra. avuto come docente, poi anche. Sì, ma poi l'ho avuto anche come amico, era una persona, voglio dire, che sapeva spiegare la filosofia facendotela capire e ti innamoravi della filosofia. No? Ad esempio, diceva che se una persona in una grande città di notte, in una città deserta di notte, si ferma a un semaforo rosso, ci sono due possibilità. O è uno stupido o è Kant. E quindi voglio dire, cioè, proprio spiegava la filosofia in questo modo. Bellissimo. E poi, ripeto, io ho avuto la fortuna di avere Giovanni Getto, Angelo Iacomuzzi, Giorgio Barberis Guarotti, Beccaria, Guglielminetti, cioè Sì, erano tutti delle veramente i figure più che erano bravi, dominanti. sì, i Sì, più bravi. dominanti, erano personaggi, cioè non potevi non amare la letteratura seguendo le loro lezioni. Questo Sì. è Sì. stata una cosa per me qualcosa di importante. E E poi tutto questo quello che punto. tu fai per la cultura. Perché tu sei No, una quello. che. Eh beh, però beh, è importante, come il mio amico Michele Panzini Sì, a ti Michelino. saluto perché sì. E tu Buonasera, l'hai come ti posso aiutare? accompagnato anche in questo suo percorso da scrittore e lo accompagni. Sì, perché ha un talento, poi ha avuto questa idea di raccontare, di scrivere dei romanzi partendo dalla riscoperta di libri, no? Il primo era Azzurro Tenebra di Arpino, il secondo La ragazza di Puppe di Cassola. Poi c'è anche Sì. mia sorella che tra un po' uscirà con il suo romanzo, quindi Ah, insomma. non lo sapevo, non lo sapevo. Sì. Ma è una sorpresa, qui lo svelo un segreto che. È Il segreto di un'esclusiva. famiglia, sì. Ma e quindi insomma, poi tu fai da mentore anche appunto, e come tutti i grandi maestri, quindi accompagni anche gli amici o in questo caso la sorella. Ma sai cos'è, Laura? Che io ho avuto, devo dire la verità, dei maestri straordinari. Io sono stato, penso, un buon allievo, ma non riesco a indossare i panni io del maestro. Però so che arrivato alla mia età, soprattutto ai più giovani, io devo trasmettere quello che è stata la mia conoscenza, no? Il mio entusiasmo, la Sì. passione. Tanti ragazzi mi scrivono e mi dicono, cioè, tipo, ma è difficile oggi fare giornalisti? Ragazzi, è difficile, sì, però. Avete un sogno? Bene, quel sogno lo dovete seguire. Perché Sì. se quello è ciò che volete fare, che portate nel cuore, che lo sentite dentro di voi, forza, non rinunciate perché è vero, c'è una crisi nell'editoria, è vero. Però è anche vero che internet, a parte la parte peggiore, c'è una parte che è una parte positiva, sana, che può permettere a tanti giovani di poter intraprendere questo mestiere. Sì, no, infatti, ed è fondamentale incoraggiare i giovani e grazie appunto per questo invito e per questa ispirazione, perché è vero, comunque se uno veramente ci crede, se c'è la passione, se c'è l'impegno, i sogni, io penso, quasi sempre si realizzano, forse sempre. Anch'io ne sono convinta. Ma sì, ma poi sai cos'è che, ti ripeto, io ho compiuto da poco 68 anni e a me Complimenti. piace, mi piace quando mi invitano, ad esempio, a parlare nelle scuole, andare a parlare al carcere, andare a parlare negli ospedali,
poter portare testimonianze per dare un contributo alla gente attraverso lo sport, la letteratura, stare meglio. E Sì. poi cercare di portare la mia esperienza appunto ai più giovani. E tutto questo la sento proprio come una missione che è dentro di me, no? Perché sento questa necessità di poter essere d'aiuto, di conforto dopo tanti anni passati, prima con una macchina da scrivere, E poi col poi. taccuino, poi col computer, e ancora adesso la passione, tu lo sai, ce l'ho, quindi. Sì. Ma senti, ti posso chiedere la differenza e poi se c'è un amore diverso per la carta stampata rispetto alla TV, insomma, tutta la parte video, diciamo, visiva. Ma sai, io ho sempre amato la carta stampata, perché io quando ho cominciato a fare questo mestiere da giovane, il mio desiderio era quello di scrivere per i giornali. E ho avuto la fortuna poi di collaborare anche per la stampa, per il Corriere della Sera, per il Eh Manifesto, sì, per eh sì. l'Unità, per l'Arena di Verona, per tante altre testate, per i settimanali come il Diario della Settimana di Enrico De Alto. E per me ecco, io il piacere che ho soprattutto è quello della scrittura, però ho fatto tanta televisione, ho condotto programmi, Sky Racconta, Il Gol sopra Berlino, Le partite non finiscono mai, eccetera, che è un altro modo per poter raccontare lo sport, la vita, la società, la politica, la poesia, la letteratura, perché bisogna sapere, la televisione è uno strumento che bisogna saperlo usare, no? E usandolo bene fai del bene. Così come io sono un appassionato della radio. Cioè, per me la mattina comincia sempre con la radio. Anche perché, sai, da ragazzino c'era poca televisione, io le partite E certo, seguivo tutto il calcio l'ascoltavi. minuto per Eh sì. minuto. Anch'io ascolto tantissimo la radio e la mattina la prima cosa è che accendo appunto la radio. Forse la connessione di Darwin ha qualche problema. Io intanto ne approfitto mentre Darwin Pastorin si ricollega. Ne approfitto per salutare Poliana, Francis Simon, Gianfranco Chieppino, Da Velletri, Iasi César de Ghi, Tonino Randazzo, buonasera. Ecco, Sì, è crollato tutto. la sede che c'era un problema di connessione, io ne ho approfittato per salutare gli amici collegati che hanno lasciato un saluto, un commento che poi tu vedrai e quindi proseguo se mi consenti con Dimitri Colombo, Rosalino Granata, Emir Picco dalla Francia, Mimmo Cuzzo Crea, Massimo De Gruttola, Sauro Olivieri, ciao Sauro e Carlo Bosso che dice che ti saluta con affetto, dicendo che eravate compagni di università in quei giorni spensierati, tu eri già molto impegnato, determinato e comunque non eri solo. E Grazie, quindi, sì, grazie. Carlo Ma Bosso. sai, la maggior parte scrive perché ci sei tu. Perché No, 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 lui ti conosce proprio, tu quindi sei proprio. poi Sei vedrai. bravissima, sei bravissima. Beh, Lo sai detto da che. te, Darwin, è un complimento pazzesco, grazie, sono Ma lo sai onorata. che è veramente il mio pensiero, perché te l'ho No, detto lo so, sì. in tempi non sospetti. Non sospetti, no, no, è vero, tu me l'hai detto sempre. No, no, quindi ti ringrazio veramente, è veramente, vabbè, fa piacere sempre, però poi detto da un super professionista, ovviamente, grazie. Senti, ma il tuo idolo calcistico? Ah, Pietro Anastasi. Ah, guarda, quando è arrivato la Juventus è stato per me il delirio. Io, quando poi è diventato mio amico, che è venuto al battesimo di mio figlio con Leoncini, con Altafini,
con Gianni Minà, con Angelo Wow. Carlo, eccetera. È venuto anche a casa dei miei genitori e mia mamma ha detto ad Anastasi: caro Pietro, ti devo chiedere i dati. E Anastasi, stupito, fa: perché? Per tutte le volte che mio figlio ha scritto col temperino sui jeans, col pennarello, oppure col temperino sui mobili, viva Pietro, viva Pietro, viva Pietro, viva Pietro. Dai. E devo dire che quel 2020 è stato per me un anno molto duro, perché io ho perso un sacco di persone care: Anastasi, Paolo Tra cui lui. Rossi, Diego Maradona, Bruno Sì. Sì. Bernardi, Angelo Caroli, Filippo Polito, Giancarlo Cornaglia. È andato uno scrittore che io ho amato tantissimo e che ho conosciuto. Abbiamo una bellissima foto insieme, Luis Sepúlveda. E devo dire che è stato, però, davvero, nel mio cuore nessuna croce manca. Cioè, per parafrasare e citare un carino. Sì, purtroppo veramente che tristezza, però la felicità, la fortuna di averli incontrati, di averli avuti amici, veramente figure che insieme a te hanno fatto e fanno davvero la storia non solo del calcio, ma la storia della cultura, del giornalismo, veramente averli incontrati, averli avuti per amici, penso sia veramente una esperienza straordinaria che comunque nessuno ti toglierà mai, ecco, È neanche la stato un morte. dono prezioso, è Sì, stato un un dono dono prezioso la loro prezioso, amicizia. sì. Senti, e tu a proposito di doni reciproci, tu sei cittadino onorario di Nichelino. Ah sì, con grande orgoglio ringrazio ancora 2 anni fa il sindaco Tolardo e Michele Pansini, il consiglio comunale. È stata una cosa, non me l'aspettavo, è stata una enorme, un piacere. Poi sai, a Nichelino c'è la biblioteca, che è la biblioteca Giovanni Arpino, e per me, ti Appunto, ripeto, a Arpino è stato molto proposito, importante. sì. Eh È stato sì, importante quindi. nella mia vita, quindi figurati. E invece quali sono, perché insomma posso immaginare, ma quali sono le squadre del cuore, le tue squadre del cuore? Ma guarda, io a parte che mi sono un po' disamorato di questo calcio che ha perso la vena romantica, il marketing ha sostituito il dribbling, e oggi, cioè, dovremmo fare una puntata Sì, sul giornalismo sportivo, sulla hai passione del ragione, calcio, su tutto il genere. sì. Però guarda, io la mia squadra in Brasile era il Palmeiras, che si chiamava Palestra Italia nel 1914. Poi nel 1942, con il Brasile che entra nel secondo conflitto mondiale al fianco degli Stati Uniti contro il nazifascismo, la Palestra Italia viene cancellata e nasce il Palmeiras. E tra l'altro, quando sono in Brasile, centravanti della mia squadra del cuore è uno che chiamano Mazzola come soprannome, come Ah, Valentino, il sì, capitano del come Grande Torino. sì. Ed è José Altafine, era José Altafine, mio carissimo amico. Dai. Anche Giuseppe. Poi arrivato in Italia, non so perché scelgo la Juventus, lì non c'è stato un motivo, sarà questo nome, no, che è echeggiante in un bambino, Sì, Juventus, no? Cioè, e sì. da lì ho avuto, però ti dico, io ho avuto amici del Torino come Leo Junior, Zaccarelli, Claudio Sala, Dossena, Terraneo, che l'ho sentito pochi giorni fa, e poi con ovviamente con i giocatori della Juventus abbiamo avuto un buon rapporto, ma anche con gli altri, ad esempio con i brasiliani, Zico, Edinho, Insomma, tutti più Branco. grandi, tutti più Sì, grandi. tutti più grandi, ed è per questo che, sai, quando incontro soprattutto i giovani calciatori, loro rimangono incantati della storia, no, di questi campioni, che conoscono sì, ma attraverso i racconti dei papà, dei nonni, ma non tanto. Allora poter dire com'erano anche fuori dal campo, no? È sempre Sì. stato qualcosa per me di importante. Raccontare come erano da ragazzi, no? Ad esempio, io non potrò mai dimenticare la bellezza, il sorriso a girasole di Paolo Rossi, no? La Ah. grande bontà, l'umanità di Gaetano Scirea, cioè, non, cioè
cioè sono persone che ancora oggi, sai, mi accompagnano perché quando penso a loro recupero la giovinezza mia anche. Eh Quindi sì, immagino. E senti, invece l'hai già accennato, ma il giornalista sportivo invece che tu hai stimato di più? Al ma guarda, ce ne sono stati di là tanti, dei io tra maestri, l'altro, sì, dei tuoi maestri. guarda, io tra l'altro, il mio carissimo amico è Marco Bernardini, che è un giornalista splendido dal punto di vista della fantasia, dell'estro, no? E poi ho avuto tanti compagni di strada, devo dire, di qualità, da 10 lode, però quello che io leggevo da piccolo, da ragazzino alle medie, a Tuttosport, era Vladimiro Caminiti. Ne ho parlato prima, no? Sì, Perché sì. è poeta del calcio e io ero appassionato di questa sua scrittura. Poi mi piaceva perché con lui facevamo le gare di poesie, no? Ci dava la poesia e bisognava indovinare l'autore, no? Ed ad un certo Dai, punto mamma mia. ricordo che pensavo di fregarlo puntando sui miei poeti della Beat Generation. Lui all'inizio si è trovato in difficoltà, poi però ha studiato per giorni, per poi competere Battervi, anche su questa. competere. No, E però lui era veramente. ti ha battuto Ma o sai, no? no, ma era una gara che finiva quasi sempre in parità. Perché Ah, io evidente. cercavo. Lui era uno che io, avendo anche io avevo una passione per la poesia senza aver mai scritto una poesia, no? Perché come disse Fabrizio De André, riprendendo Benedetto Croce, a 18 anni, fino ai 18 anni tutti scrivono poesie. È vero, Dopo i è vero, è vero. 18 anni, a scrivere poesie o sono i poeti o i Sì, sciocchini, ecco. è chiaro, sì. Però ho tanti amici poeti, tipo Riccardo Olivieri, e ho avuto la fortuna a Vercelli al Festival Internazionale di Poesia Civile di intervistare Tony Harrison, che è il mio poeta straniero preferito, e poi, voglio dire, tra gli scrittori, ho conosciuto Edoardo Galeano, Baldo Soriano, Antonio Tabucchi, cioè, Sì, non, devo va dire, bene. sono, e poi so, è un mio, il mio amico, sono i miei amici Sandro Veronesi, Matteo Nucci e tanti altri, cioè un'infinità che adesso non voglio far torto a nessuno. Caspita, veramente bisognerebbe andare avanti ore e ore. Ma insomma, ci ritorneremo. Ci, Leggere tutte le sere per se, ore, per scusami. ore, però. Sì, ti chiedo, no, ma avremo modo di fare insomma, un altro incontro più avanti, quindi mi farà piacere anche approfondire questi aspetti se tu vorrai. E volevo chiederti ancora, tu oltre appunto a essere giornalista, sei anche scrittore, il tuo ultimo libro, Lettera Bearzot, insomma, una prefazione bellissima, perché Lettera Bearzot? Ma sai, perché l'ho scritto l'anno scorso, quando a 40 anni dal Mondiale. E Sì. io era una lettera che chiude un percorso di lettere che io ho fatto, lettera a mio figlio sul calcio per Mondadori, diventato anche un Oscar Mondadori, lettera a un giovane calciatore per Chiare Lettere e per la Liberte, appunto con la prefazione di Alessandro Dinuzzo. Lettere a Bearzot. Io scrivo a Bearzot il vecio, no? Come lo chiamava Arpino in Azzurro Tenebra, e Sì. lì faccio un percorso non soltanto in quel mondiale dell'82, ma anche attraverso la mia vita e la mia esperienza nel giornalismo e tanti altri momenti anche fuori dal calcio, no? Per arrivare alla notte dell'11 luglio 1982, quando a Santiago Bernabéu, davanti a Sandro Pertini, il nostro presidente, felice come un bambino, l'Italia conquistò quella Quelle Coppa del Mondo immagini che battendo abbiamo 3-1 tutti. la Germania Ovest, la Germania Ovest. Sì. E quindi, insomma, e tu l'hai conosciuto, Bearzot? L'hai incontrato? Certo, ma l'ho conosciuto Bearzot, ma Bearzot, guarda, quando io ho cominciato a scrivere, ti racconto questa, quando ho cominciato
a scrivere per il Guerin Sportivo, il Guerin Sportivo era polemico nei confronti di Bertotta, che era l'allenatore dell'Italia. E nel 1977, Berzot era, diciamo, disse la frase: non parlerò mai più con nessun giornalista del Guerin Sportivo, perché c'erano copertine contro di lui, articoli contro di lui, eccetera. Succede però che Berzot, che la nazionale viene a Torino prima della partita di qualificazione per i mondiali dell'Argentina del 78 contro la Finlandia, partita finita poi 6-1 con 4 gol di Pettica. Però mi chiama Cucci, sempre a casa dei miei genitori, e mi dice: guarda, Darwin, la nazionale è a Villa Sassi, mi serve un'intervista. Io dico: con quale giocatore? E lui mi dice: no, con Berzot. Io ho detto: ma direttore, non parla con noi, è furibondo con noi. Lui mi dice semplicemente: Laura, vuoi fare questo mestiere? Portami l'intervista a Berzot, e chiude il telefono. Io a quel punto prendo la guida telefonica, cerco Villa Sassi, parlo col centralino e dico: guardi, buongiorno, sono Darwin Pastorin del Guerin Sportivo, vorrei parlare con Berzot. Mi dice: guardi, è fortunato perché il mister è qui nella O. Le fa: Berzot, mi scusi, c'è un certo Darwin per lei. E sento Berzot che dice: io per Darwin e Freud ci sono sempre. Vado al telefono, vado al telefono, e quando però dico Darwin passione con il sportivo, mi dice: guarda, io con voi non parlo. Io dico: guardi, Berzot, io ho 22 anni, voglio fare questo mestiere. Se non porto l'intervista a Cucci, non lo faccio più. Lui sta zitto e mi dice: allora, vieni qui su, ti voglio vedere in faccia e vediamo. Io Dai, prendo la mia 500, volo a Villa Sassi, e beh, niente, restiamo delle ore a parlare. La sua intervista, guarda, intervista bellissima, e da lì diventiamo amici, cioè proprio amici e amici. Poi, tra l'altro, l'anno scorso ho anche partecipato a un film sul Mondiale dell'82, Italia 1982, una storia azzurra, e anche a un docufilm in 3 puntate sulla partita proprio Italia-Brasile, questo docufilm tratto dal libro di Piero Trellini, appunto dedicato a quella partita, che è stata la partita della svolta per la nostra nazionale, e mi ha dedicato anche un capitolo, no? Cuore brasiliano, testa italiana, un'anima divisa in. Caspita, Darwin, starei a parlare anch'io con te per ore, solo che veramente come si dice, il tempo è tiranno, più che altro è tiranno il tempo radiofonico e quindi qui potremmo andare avanti, ma essendo trasmessi anche in radio dobbiamo stare dentro dei paletti, naturalmente, e quindi ti invito già fin da adesso a un prossimo incontro, se tu sarai disponibile, perché poi il tema, cioè, questi sono Sempre. temi che, bene, grazie. E intanto ti salutano No. tantissimi altri amici, Fabrizio Brugnoli, Dimitri Colombo e tanti altri che saluto, naturalmente, che ringrazio e a cui chiedo Lino Grazie. Giglio, eccetera. Veramente tantissimi. Vedo che anche tantissimi sono collegati. Saluto tutti, anche se non riesco a leggere i nomi. E chiedo di condividere naturalmente questa bellissima conversazione e spero di incontrarti presto, sia di persona sia anche qui, naturalmente. Io, Nel sai, che frattempo, per però, te ci devo sono sempre. dirmi di più sul calcio, perché io No, ma dai. non sono un'esperta, cioè, ovviamente le pietre miliari le conosco. Però mi piacerebbe appunto approfondire, quindi approfitterò di un grande maestro. Quando vuoi, Laura, grazie per questo invito e grazie per quello che fai per la cultura a Moncalieri e nella nostra regione. Grazie a te, grazie mille. Arrivano ancora i commenti, i saluti di amici, Elio Muzza e altri, veramente. Quindi grazie a te, grazie a tutti. Io do appuntamento a tutti per la prossima settimana con la giornalista e scrittrice Sabrina Gonzatto. Bravissimo.
A presto. Bene, bene. Quindi sì, vi conoscete, quindi bene. Mi fa piacere anche questo. Senti, Darwin, grazie davvero. Un saluto Grazie. Un saluto a anche. tutti e a chi ha avuto la pazienza di Grazie. ascoltarci. No, grazie a te, complimenti davvero. Mi piacerebbe poi appunto approfondire anche la storia di non solo i tuoi punti di svolta, ma i tuoi punti di svolta attraverso anche questi incontri straordinari, ecco, dei tuoi Io, quando amici. vuoi, ci sono. Benissimo, bene. Buona serata, a Grazie. presto. Ciao, buona Ciao, serata a te. grazie, Ciao, ciao. grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.